Oggi è un giorno importante per il Comune di Bianchi, in particolare per la comunità della frazione Palinudo, perché ricorrono i 100 anni dalla nascita di Leo, Peppino Leo, il quale è una persona che è nata in questo paese ma ha lasciato una traccia indelebile per il suo comportamento di uomo affettuoso, diligente, premuroso, un papà veramente straordinario. Lui a Bianchi è riuscito a far nascere un'azienda artigianale che era quella della lavorazione della lana, e tra questo suo lavorio e stare in paese è stato sempre attaccato e devoto alla Madonna del Carmine, che è qui nella frazione di Palinudo. Ebbene, in questa occasione il figlio architetto Emilio Salvatore Leo ha voluto donare un arazzo che rappresenta la Madonna del Carmine, proprio un modo per suggellare questo rapporto che il papà aveva con la comunità, ma innanzitutto con la Chiesa, e ancor di più a suggellare un ricordo di una vita dedita al lavoro e che poi ha trasformato questo suo modo di lavorare in un'azienda vera e propria, che oggi è condotta dal figlio in un modo egregio, un'azienda che onora la nostra Calabria, il nostro territorio, e ha varcato anche i confini regionali. Quindi è stata un'occasione, un momento di ricordare Peppino, perché ancora circa un anno e mezzo, 2 anni dalla morte, la persona lo ricordano con grande affetto, perché ha lasciato una traccia. E io ricordo sempre che non c'era festa della Madonna del Carmelo il 16 luglio che lui con la moglie non venisse a Bianchi, a Palinudo, alla processione. E allora questo forte attaccamento che di lui il figlio l'ha raccolto, e ha voluto che il papà rimanesse come emblema di ricordo alla Madonna del Carmelo. Questa è la prova di un uomo veramente dedito verso un santo, e di un uomo per la famiglia, e che ha dato molto al paese, perché dopo i suoi primi passi si trasferì a Carlopoli e poi si trasferirono come famiglia e lavoro a Soveria Mannelli. E quindi questo forte legame che c'era di Peppino con la comunità biancara di Palinudo, oggi lo abbiamo suggellato con questo bellissimo arazzo della Madonna del Carmelo che la famiglia Leo ha voluto donarci. E noi ringraziamo veramente Emilio per questo suo gesto, e io lo ringrazio personalmente come cittadino e come sindaco del paese per questo grande dono che ha voluto dare alla nostra comunità. Grazie.